Ok, belli, oggi sperimentiamo questo oggetto qua. Il tostapane per gli hard disk. Oh yeah. Vediamo che cinese, pagato 15 euro su eBay. Vediamo un po' come funge. Allora, apriamo. Vediamo un po'. Plastichina. Ah, oh, matencina. Ecco qua l'arruffamento. Oh yeah. Hub USB, lettore di card. Hard disk IDE da 3525 e 2 serie lata. Cinesissimo. Alimentatore. Ok, vediamo un po' e che c'è dentro. Queste non sono le istruzioni. Cavo USB. Alimentatore classico, abbiamo 300.000 di questi cavi, mettiamo da su. Alimentatorino, oh madonna, che è sta roba? Chissà se... Dovrebbe andare bene anche quello lì. Vabbè, dischetto driver, ci sono addirittura i driver, insomma ne faccio dei driver. Libretto di istruzioni, hardware cloning manual, ragazzi. Vabbè, sperimentiamo. L'alimentatore è un bellissimo LED blu. Ok, attacchiamo l'arruffamento. Dove stai? Sono impedito oggi. Ok. Installazione driver. Vediamo un po'. Ma... spento. Cosa cazzo installa se è spento? Accendiamo sperando che non scoppi. Installazione. Oh yes. Yeah. Ok, ho qui un hard disk che non so se va, perché mi sa che è rotto il controller qua. Sperimentiamo. Inserito, però non va, perché questo disco qui allora è veramente fottuto, non era il controller. Necessario formattare l'unità, non ho formato un cazzo. Oh yes. Non nulla. Proviamo con un disco funzionante. Dopo vari smoccolamenti ho capito come funziona. Dunque, per il serialata non c'è nessun problema, si mette e funziona. Per gli IDE da 2,5 anche quelli si inseriscono e non c'è problema. Per quelli da 3,5 ci vuole, vediamo se lo trovo, questo, ci vuole il giamperino, altrimenti non li vede. Sul manuale non c'è scritto. Il tostapane cinese comunque funziona. Ok, il disco, eccolo qua. Oh yes, insomma, dai, via, per 15 euro ci si può anche stare. Oh yeah.